Game over, buonasera, bentornati su Teleponte, bentornata Giulia. Buonasera a tutti, buonasera. Oggi bianco-nera, quasi un mix tra Juventina, Scolano, un po' di tutto, perché di solito è Cifaldi che vede queste vicinanze di colori, no? No, diciamo che è un beige quasi bianco-sporco. Deve essere rosso-nero. Deve essere rosso-nero. Ma l'altra volta non ha portato fortuna, quindi questa sera ho deciso di... Anche sei milanista? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Allora ringrazio in regia Pietro Baldassare, Sergio De Angelis e Simone Dusanio, ai messaggi il nostro Andrea De Luigio, Paolo Marinucci e Francesco Graduato per il confezionamento di tutti i servizi. Parleremo del Teramo, del pareggio di ieri, della vittoria dell'Aquila. Vi faremo vedere anche Pisa San Marino, perché il San Marino sarà il prossimo avversario del Teramo in questa giornata particolare che si giocherà domenica alle 11 di mattina. Poi scenderemo anche in Serie D nella parte finale, la vittoria del Matelica, la sconfitta del Celano, il pareggio del San Nicolo. Insomma, di argomenti ce ne sono tanti. Ricordiamo il numero di SMS. Telefono, sì, 340-1180-370. Tra poco lo troverete, ecco qui, guarda, perfetto tempismo, lo trovate scritto. Ricordo che tutti i messaggi offensivi vengono ovviamente eliminati dal nostro Andrea De Luiso e da ogni numero cerchiamo di accettare al massimo uno o due messaggi, perché altrimenti diventa un'interazione tra noi e l'altra persona che scrive. Presentiamo subito gli ospiti, vi dico che l'Ancona sta vincendo 2-0 sì, sul campo del Tutto Cuoio. Del Tutto Cuoio, perfetto. Primo ospite, come ogni domenica ritroviamo Rinaldo Cifaldi. Buonasera. Buonasera. Federico Carboni, Scuola Calcio Bonolis. Buonasera. Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Teramo Calcio. Buonasera. Buonasera. E Patrick Moro, allenatore. Buonasera. Un bel parterre ricco per seguire un po' insieme quelli che sono stati i risultati di giornata. Le immagini, oddio, di giornata fa un certo effetto Marcello, perché ormai è tutto un po' uno spezzatino, cominciamo il venerdì e finiamo il lunedì, però insomma ci proviamo. Vediamo tutti i risultati, carrellata, lo ricordo perché poi molti ci scrivono, noi seguiamo principalmente Lega Pro e Serie D, l'eccellenza, diamo i risultati ma la rimandiamo, l'approfondimento a domani mattina con Francesco Graduato e Paolo Marinucci. A te Giulia. L'undicesima giornata del girone B Lega Pro, Gubbio Reggiana 3-1, Prato Forlì 3-1, Spal L'Aquila 0-3, Teramo Pro Piacenza 1-1, Pisa San Marino 1-0, Sant'Arcangelo Pistoiese 2-0, Savona Carrarese 1-0, Ascoli Pontedera 1-0, Tutto Cuoio Ancona 0-2, sta ancora giocando, Lucchese Grosseto domani sera alle 20.45. Vediamo la classifica che è maturata. Ascoli 20, Pisa e Reggiana 19, Pontedera e Spal 17, Ancona, Prato, Tutto Cuoio 16, L'Aquila, Pistoiese, Savona, Teramo 15, Grosseto 14, Gubbio 13, Carrarese, Forlì 12, Lucchese, San Marino e Sant'Arcangelo 8, Pro Piacenza 3. Mi ricordo che Pro Piacenza avrebbe 11 punti ma ne ha 8 di penalizzazione. E all'Ancona abbiamo già dato i 3 punti perché manca pochissimo, ovviamente se dovesse esserci un ribaltone andremo a modificare la classifica. Serie D Girone F, ecco che arriva, quello di Abruzzesi, Marchigiane e Molisane. Amiternina Fano 1-2, Città di Campobasso Castelfidardo 3-1, Civitanovese Celano 1-0, Fermana Città di Giulianova 1-3, Jesina Agnonese 2-0, Matelica Chieti 3-2, San Nicolò San Benedettese 0-0, Termoli Recanatese 2-1, Vispesaro Maceratese 0-2. Classifica anche qui. Maceratese 23, Matelica 19, Civitanovese San Benedettese 18, Città di Campobasso 17, Fano 16, Chieti 14, Jesina San Nicolò 13, Città di Giulianova 12, Recanatese 11, Amiternina Castelfidardo Fermana Termoli 8, Olimpia Annonese 5, Celano Marsica e Vispesaro 4. Chiudiamo con risultati classifica di eccellenza, Giulia. Siamo all'undicesima giornata. Capistrello Sulmona 2-0, Cupello Borrello 1-5, Martinsicuro Acque Sapone 1-1, Montori 88 Vastese 0-0, Paterno Francavilla 1-2, Pineto San Salvo 0-3, Angolana Alba Adriatica 1-1, Torrese Avezzano 0-2, Vasto Marina Miglianico 2-1. La classifica: Pineto e San Salvo 24, Francavilla 23, Avezzano 22, Paterno e Torrese 21, Martinsicuro 18, Capistrello 16, Angolana 15, Montorio 14, Miglianico 13, Borrello e Vastese 12, Acque Sapone e Vasto Marina 10, Alba Adriatica e Cupello 9 e Sulmona 0 punti. Primo giro con i nostri ospiti, restando sui risultati, Marcello Di Giuseppe, cosa è accaduto al Teramo in questo mese? No? C'è stata un po' una frenata, anche se poi la classifica permette di guardare sia in alto che in basso, però c'è stata un po' una frenata legata solo agli infortuni.
Ma gli infortuni hanno fatto chiaramente la differenza in negativo. È normale che poi l'infortunio, al di là proprio dell'infortunio in essere, il problema a volte poi deriva anche dal recupero del giocatore, perché poi ci vuole un attimino di tempo. Quindi di infortuni ne abbiamo avuti, ne abbiamo ancora in essere. A proposito, Quindi Petrella ieri è uscito, cosa si è fatto? Lo è una diciamo subito. distorsione alla caviglia e chiaramente va valutata. Nella giornata di domani vedremo un pochino l'entità del danno. Però non è solo Petrella, ripeto, di infortuni abbiamo avuti tanti, anche se in questo momento non deve essere un alibi questo. È normale che dobbiamo assolutamente fare di più, perché comunque ieri è stata, secondo me, la peggiore prestazione di questo campionato, e dobbiamo rimboccarci le maniche e riniziare chiaramente a fare i risultati. Cifaldi, sei d'accordo con Di Giuseppe? Ieri è stata una brutta partita, non solo per colpa del Teramo, anche per colpa di un avversario modesto, però dal Teramo ci si aspettava di più contro il proprio Piacenza. Sì, le partite in casa penso che sia stata la peggiore che abbia fatto, anche se abbiamo detto fin dall'inizio che il Teramo è una squadra che soffre in casa per la tipologia di squadra che è e riesce a esprimersi meglio fuori casa. Infatti penso che dovunque sia stata fuori casa ha fatto sempre delle ottime partite. È chiaro che poi con una squadra come il Pro Piacenza, che ha badato soltanto a difendersi fondamentalmente, l'ha fatto con ordine, l'ha fatto con agonismo, però non è che abbia creato poi, a parte qualche azione di rimessa che hanno infilato un po' la difesa del Teramo. È stata una partita scialba, nel senso, forse dal Teramo ci si aspettava un Teramo un po' più arrembante, no? Un po' più alla fine che mettesse lì il proprio Piacenza. Questo Invece calo a cosa lo possiamo attribuire? Parlo di 3 punti in 5 partite, ripeto, sempre una posizione di classifica più che buona se ma la io vediamo alla vigilia, penso no? che, insomma, ieri c'erano anche delle assenze importanti, no? Poi penso che il Teramo, a livello di gioco, all'inizio qualcosina a livello geometrico a centrocampo ha ritrovato, secondo me. E poi è chiaro che là davanti probabilmente è mancata la cattiveria giusta. Forse la cosa che mi ha stupito un po' è che ho visto una squadra un po' sotto questo aspetto dimessa. Ripeto, mi sarei aspettato una squadra più arrembante, anche indipendentemente dal risultato o dalle geometrie di gioco. È chiaro che giocando in casa Più contro. affamata di vittorie, Sì, contro il Riccardo. Pro Piacenza, secondo me la squadra dovevamo tenere là. Invece dall'esterno non ho avuto questa impressione, però ci può stare, tranquillamente, può Patrick succedere. Moro, certo, questo è un campionato, l'abbiamo già detto in altre puntate, molto equilibrato, ma anche strano. L'Ancona sta vincendo sul campo del tutto cuoio. L'Ancona, quando ha giocato contro il Teramo, sembrava una delle peggiori, no? Quella che si esprimeva peggio. La Reggiana che perde a Gubbio in maniera molto pesante. L'Aquila che va a vincere a Ferrara 3-0. Sarà sempre così per tutto l'anno o è solo questa prima fase di stagione? Anche Ma se siamo quasi a un sì, terzo. no, ma all'inizio chiaramente le squadre, poi con questi gironi strani, no, che le squadre non si conoscono, quindi le sorprese ci sono, soprattutto all'inizio, che magari Rimettiamo la classifica mentre parla Patrick, così abbiamo un sì, quadro. le preparazioni sono diverse, e io non metterei anche in ultimo questo calendario strano. Insomma, qualcuno gioca ogni 3 giorni, qualcuno gioca adesso addirittura la mattina, quindi c'è anche la programmazione degli allenamenti, è diversa, e quindi deve essere fatta settimanalmente, sempre in maniera diversa. Forse incide anche questa cosa qua. Chiaramente poi io penso che alla fine del girone d'andata gli equilibri un po' si sfalseranno, nel senso che ci saranno 6-7 squadre che secondo me sono state costruite per fare bene, per Quindi andare vai a su. comprendere un Quindi gruppo di 6-7. sì, Possono starci Ascoli. Teramo e L'Aquila in quelle 6-7? Io non lo so, però Ascoli, Pisa, la stessa Spal, anche l'Ancona, io penso che abbiano qualcosa in più. Prego, No, ti ho prego. visto che Sì, sì, stavi sì, sì. bloccando. Federico Carboni, se avessimo pensato a questa classifica in agosto, era una classifica più che buona per il Teramo. Più che discreta per l'Aquila, se vogliamo mettere l'Aquila un pelino più avanti, se non altro perché ha già giocato in prima divisione lo scorso anno. E fondamentalmente metterei la firma, perché a fine campionato sia la stessa classifica, insomma, con un Teramo salvo, comunque sia una squadra secondo me costruita bene. Ci sono alcune lacune, però è chiaramente un campionato difficile, non è la Serie D, non è l'eccellenza, quindi si soffrirà Parli fino di squadra all'ultima costruita giornata. bene, hai qui la persona No, principale che l'ha costruita, quindi magari sulle lacune poi ti puoi vabbè, no. soffermare, se quelle che Sicuramente secondo te sono lacune.
Vabbè, delle lacune, delle difficoltà ci sono, però chiaramente cioè, ci sono altre squadre che magari hanno investito di più e si trovano in posizioni diverse dalla nostra e altre che comunque sia come l'Ascoli, il Pisa, la Spalli, il Pontedera che comunque sia già veniva da un anno di rodaggio in C1, adesso è la Serie C, quindi io metterei la firma, certamente soffriremo se non si innescano comunque sia meccanismi esterni. Ci sarà una stabilità all'interno dello spogliatoio, non credo che avremo problemi. Poi è chiaro che alla fine del campionato manca ancora tanto, però ripeto, do la sufficienza anche più alla squadra. Allora, io prima di andare a vedere il servizio voglio chiedere a Marcello Giuseppe, abbiamo avuto qualche settimana fa in studio Bernardini, consigliere delegato della società, che parlava comunque di una società che ha speso abbastanza per allestire questo organico. Cioè, non pensate che c'era Cifaldi, no? Che infatti fu colpito da questa affermazione, se non pensate che il Teramo abbia speso molto meno delle altre. Si parlava ovviamente di Ascoli. Di Ascoli, di Pisa. Io non chiedo il budget perché non è corretto e né di Giuseppe dovrebbe dirlo a noi assolutamente. Però il Teramo come possiamo collocarlo? Seconda fascia? Subito dopo le corazzate? Diciamo così, no? Perché noi onestamente che il Teramo abbia speso come il Pisa, permettimi, non è credibile. Per come la vedo io, poi magari mi sbaglio. Io non so quanto ha speso il Pisa. Ah, ok, a posto, abbiamo risolto. Posso avere un'idea, ma io non credo che nessuno sappia gli esatti costi dei giocatori e della gestione della società. Cioè, l'Ascoli ha speso non so quanto, poi arriva con un pullman di proprietà che varrà 500.000 euro comprate. Poi se le andiamo a mettere nel budget, io quando si parla di budget, io parlo di programmi. Gli investimenti che ci sono stati, perché questa è una categoria dove chiaramente devi investire per essere comunque competitivo. Noi abbiamo fatto un programma che comprendeva una salvezza possibilmente tranquilla e il budget investito è un budget giusto, secondo me giusto per ottenere questo obiettivo. Io continuo a sostenere che questa squadra non lotterà per la salvezza, quindi sono convinto di questo, però sta di fatto che quello che ci è stato chiesto è comunque una salvezza tranquilla. Poi quanto abbiano speso gli altri, io un'idea ce l'ho, è normale che purtroppo nel calcio oggi comunque gli escamotaggi anche ce ne sono parecchi, quindi parliamo di contratti, ci sono contratti scritti e ci sono accordi privati. Accordi privati ovviamente che rischiano di far quindi sballare tutti i possibili. Io guardo in casa mia, non mi permetto e non conosco le altre realtà, nel senso le conosco perché so di cosa stiamo parlando. Ci sono società che sono partite chiaramente con un obiettivo. Quello del Teramo è una salvezza tranquilla. Ma assolutamente sì, ma noi dobbiamo pensare che questa è una squadra comunque molto giovane, che deve crescere e che soprattutto non deve avere tutti i problemi che comunque siamo stati costretti ad affrontare, perché io dopo le prime due sconfitte ero fondamentalmente non tranquillo ma tranquillissimo. Sono arrivate quattro vittorie, però quella squadra in quel momento era a pieno regime. Oggi questo non si può dire del momento attuale, perché è vero che stanno rientrando giocatori, ma come dicevo prima c'è bisogno di un attimino di pazienza. Quindi io mi auguro che il prima possibile si riprenda, certo giocatori come Fiore e forse Caidi, probabilmente li rivedremo molto più in là, quindi sono giocatori, quindi siamo comunque in emergenza. Ieri in particolar modo, se contiamo proprio la prestazione ieri, al di là della brutta partita che comunque abbiamo fatto e ce ne dobbiamo assumere le responsabilità, poi c'erano assenze importantissime anche derivanti da vari Cenciarelli e Scipioni squalificati, sì. L'infortunio di Petrella, comunque la Padula a mezzo servizio e via discorrendo. Quindi in un 11 titolare si sentono, si possono far sentire. Sì, a cui si va ad aggiungere appunto i Fiore. Poi l'ha detto Vivarini, cioè siamo in 14, sto lavorando con 14 giocatori. Ma quando infatti si parla di allestimento di rosa e di budget, molto incide anche quello. Non è che qui non si capisce che per fare una squadra, tante volte fare la squadra per puntare a vincere, non la si fa negli 11 ma nella rosa. È chiaro che se tu vuoi una squadra competitiva, puoi anche rischiare spendendo qualcosina in meno, hai l'obiettivo che ti devi porre, chiaramente quello della salvezza. Se poi sei così bravo e fortunato di trovare un'annata giusta che ti gira tutto per il verso giusto, mi viene da pensare sempre al Pontedera di 2 anni fa, quando per un'intera annata hai avuto Grassi e Righini senza mai farsi male, senza una munizione, senza una squalifica, ce l'hai per 34 partite e ti fanno
50 gol in due, ma sono annate che non sempre... Gira bene, non se... capita una volta, insomma. Ripeto, la terza punta di quella squadra nessuno se la ricorda. Ah sì, perché giocavano sempre loro, non c'è stato neanche bisogno. Facciamo una cosa, parliamo di gol, vediamo le immagini, così andiamo a vedere le immagini appunto della partita giocata ieri con il Teramo e contro il proprio Piacenza, il servizio di Andrea De Aloisio. Il Teramo non sa più vincere, non lo fa più dal 28 settembre scorso, quando a Sant'Arcangelo di Romagna i biancorossi vinsero per 2-1. Non riesce a battere neanche il modesto Pro Piacenza, finisce 1-1 al Bonolis di Teramo. Vivarini deve fare a meno di Scipioni e Cenciarelli squalificati e la Padula che parte dalla panchina perché acciaccato in campo dal primo minuto Brugaletta, Lulli e Bucchi. La gara la comincia subito a fare il Teramo, terzo minuto, buon aiuto apre per Donnarumma, tiro basso di sinistra ad incrociare sul secondo palo, palla che termina fuori. Poi al settimo minuto giunge il vantaggio del Teramo. Va alla conclusione su calcio di punizione, buon aiuto, palla che termina in fondo al sacco per il gol del vantaggio teramano. Il Teramo insiste, al quattordicesimo minuto ci riprova ancora con buon aiuto e ancora su calcio di punizione, questa volta però la palla termina alta. Poi al ventiquattresimo minuto giunge il pari ospite. Disattenzione difensiva del Teramo con Marmiroli che va al tiro, Perrotta rimette al centro, è un gioco da ragazzi per Porcino trovare il tapin vincente, 1-1 e palla al centro. Il Teramo prova a farsi rivedere subito al 29esimo minuto sugli sviluppi del primo corner della gara per i biancorossi, Diakité non arriva sotto porta alla deviazione vincente. 31esimo minuto ci prova il Pro Piacenza sugli sviluppi invece del quinto corner per gli ospiti, il colpo di testa di Schiavini è impreciso e termina di poco fuori. Poi al 38esimo minuto del primo tempo si infortuna Petrella che viene sostituito da Di Paolo Antonio, finisce quindi la prima frazione, la seconda frazione si apre con un altro infortunio, quello dell'estremo difensore ospite Alfonso che viene rilevato da Iali. Al 12esimo minuto Vivarini mette dentro la Padula al posto di Bucchi e il Teramo si fa rivedere per la prima volta nel secondo tempo al 18esimo minuto con un cross di Brugaletta dalla destra, palla perfetta sulla testa di Donnarumma che sciupa però così. La gara va avanti con il Teramo in pressione nel tentativo di trovare il gol vittoria, Pro Piacenza più sulle difensive, ma l'occasione importante per gli ospiti giunge al 34esimo minuto con Sané che in anticipo va alla conclusione, palla che termina di poco fuori, poi forcing finale della Teramo che non sortisce effetti e alla fine termina 1-1. Queste erano le immagini di Teramo Pro Piacenza, le commentiamo, le lasciamo scorrere. Patrick, errore della retroguardia del Teramo, lo specifico di Perrotta in occasione dell'1-1, poi però una partita che il Teramo poteva vincere, ma poteva vincerla anche il Pro Piacenza, perché da una parte e dall'altra ci sono state due occasioni però, molto ghiotte. No, ma come dici tu, gli episodi potevano fare la differenza. Io penso che però, insomma, quell'occasione di quel giocatore di testa, di Donnarumma, è clamorosa, nel senso che io penso che 9 volte su 10 da lì, insomma, la butti dentro. E quindi la partita sarebbe cambiata, insomma ci vuole poco per, non sono io a scoprirlo, ci vuole poco per cambiare il risultato di una partita, adesso magari saremmo qua a parlare di una partita completamente diversa. Sì, loro hanno avuto chiaramente poi concedi un po' in contropiede qualcosa, però forse il Teramo, bellissima punizione di buon aiuto. Sì, ma con le occasioni che abbiamo visto, secondo me qualcosa meritava, anche se la prestazione è stata brutta, insomma tante volte magari il Teramo... Anche l'anno scorso era sottotono, però riusciva a vincere partite. Lo chiedo a Teco, stiamo rivedendo qui in pratica l'azione della formazione del pareggio, il gol del pareggio. Sì. Lo chiedo a te da ex difensore, ma poi anche agli altri. Doveva magari salire un po' di più, ragazzi. Lui Perrotta non è stato fortunato per come ha colpito. Certo, la posizione non era delle migliori. Sì, doveva essere un po' più rapido magari a salire, però insomma è questione di attimi. Cifaldi? Allora, secondo me là c'è un errore tecnico, che la palla doveva essere colpita di destra e non di sinistra, perché l'ha colpita col piede sbagliato praticamente. E seconda cosa, la posizione mi lascia dei grossi dubbi, perché doveva stare quantomeno 5 metri avanti, o se non stava 5 metri avanti doveva stare in movimento a salire, perché era in una posizione dove non doveva essere. Pensi che Perrotta non giochi tranquillo? Perché noi l'abbiamo visto nelle nostre trasmissioni anche ieri, quando è stato sostituito. Guardate, ci sono stati tanti fischi. A me è dispiaciuto, nel senso, perché comunque è un ragazzo che si sta impegnando e sta facendo tutto. E un momento negativo può passare a chiunque. Poi figuratevi un ragazzo del 94, quindi un ragazzo. Questa è l'occasionissima, veramente incredibile. Probabilmente, ecco, quando è uscito tra i fischi, a me è dispiaciuto questo, perché comunque è un giocatore del Teramo, è un ragazzo del Teramo.
e magari uscire in quel frangente, ma dopo una prestazione del genere, un ragazzo 94, poi non è facile riconquistare. Infatti io questo te l'avrei chiesto dopo, questo... perché è un po' l'argomento che stavo dibattuto anche questa mattina. Secondo me non è giusto. L'avresti cambiato? Io personalmente no. O non l'avrei fatto giocare oppure l'avrei tenuto fino alla fine, a costo dei fischi ma anche a costo di perdere la partita. Marcello Giuseppe, lo chiedo anche a te questo fatto. È stato un momento imbarazzante, no? Perché quando è uscito Perrotta era normale. Marco è un ragazzo intelligente, un ragazzo che comunque fondamentalmente i mugugni su Perrotta si sentono al primo minuto di ogni partita giocata in casa, adesso giusti o non giusti. Sistematici, è vero. Quindi è normale che in quel momento puoi anche pensare che effettivamente... lì era un momento della partita in cui effettivamente il Teramo stava provando male a vincerla la partita, anche esponendosi a ripartenze. L'allenatore penso abbia pensato che potesse comunque essere ancora più nervoso di quello che era e potesse sbagliare di nuovo. Quindi è una sostituzione. È chiaro che dal punto di vista psicologico io penso che sia, anzi ne sono sicuro che sia pesato anche molto al mister toglierlo, però lì bisogna anche considerare il momento proprio della partita e come stava andando la partita. Che faceva un po' referenza. Federico Carboni, intanto mi dicono, lo dico per i telespettatori, stanno arrivando tantissimi messaggi, vi ringraziamo, ci sono anche tanti insulti che però non vanno in onda, non vi dispiacete assolutamente se un messaggio viene cassato, ma questa non è la trasmissione dove dovete insultare né il conduttore, né la conduttrice, né gli ospiti, insomma. Parliamo di calcio, quello sì, assolutamente. Federico? Secondo me, come diceva Rinaldo, o non rientrava direttamente a fine primo tempo, o comunque sia non veniva sostituito. Penso che ci sta che comunque sia dopo una serie di prestazioni negative, cioè il pubblico in qualsiasi piazza comunque sia, o ti fischia comunque sia. Se il Teramo fa 3 punti in 5 partite, certo. C'è da dire una cosa, colpa di Perrotta. C'è da dire una cosa, che io, sia chiaro, altrimenti... scusate, io non voglio discutere il cambio, cioè nel senso il cambio è una cosa che sa l'allenatore. Probabilmente l'allenatore poi sa durante la settimana, conosce il ragazzo, conosce la situazione, può darsi che negli spogliatoi ne ha parlato col ragazzo, cioè questo magari dall'esterno uno fa una valutazione, sì, ma ovvio. Parlare dei cambi, secondo me è la cosa più ridicola, un allenatore non deve essere mai giudicato per i cambi, perché sicuramente l'allenatore sa quello che sta facendo e sicuramente non si dà la zappa sui piedi, quindi no, probabilmente dall'esterno può sembrare quello, che dispiace vedere un ragazzo che viene mischiato psicologicamente così. Però, se l'ha fatto, ci sono stati i suoi motivi. Non penso. Io ve lo faccio sentire Vivarini, perché Vivarini non ha gradito molto i fischi che sono arrivati, è stato un po' molto corretto, ma anche duro nelle sue affermazioni. Andiamo a vedere allora l'intervista post-gara dell'allenatore del Teramo, Vivarini. Mister Vivarini, la gara era iniziata bene, poi cos'è successo? Beh, diciamo che... adesso giocare a Teramo comincia a essere un po' difficile perché la palla comincia a scottare un po', quindi di conseguenza magari abbiamo commesso sempre degli errori nostri, individuali, e questo un pochettino sta condizionando un po' il momento attuale della squadra. Io devo veramente fare i complimenti alla curva del Teramo, che è l'unica diciamo, che cerca un po' di capire il momento, ci dà sempre una mano importante e non partecipa al gioco al massacro che bene o male si sta facendo, perché noi abbiamo 14 giocatori, oggi arrivavamo con grandi difficoltà perché quelli che c'erano non si sono mai allenati, stiamo cercando di dare il massimo, i giocatori hanno fatto una partita che hanno cercato di fare tutto quello che c'era da fare e purtroppo abbiamo preso quel gol che non ci voleva, perché altrimenti se no potevamo sicuramente fare molto molto meglio in ripartenza. Poi abbiamo sbagliato altri gol, abbiamo creato tanto, ma è la cosa che diciamo lascia un pochettino così un po' con l'amaro in bocca, che non si capisce l'importanza di questo campionato. Non è che abbiamo giocato contro una squadra, abbiamo giocato contro il Piacenza, ma tutte le squadre sono attrezzate, il Gubbio che batte la Reggiana 3-0 fa capire che tipo di campionato stiamo facendo, campionato equilibrato, e invece di star vicino ai giocatori e alla squadra cioè, è chiaro che se si punta all'allenatore, si punta a un giocatore e quel giocatore quando va in campo la palla scotta, di conseguenza
conseguenza è venuto fuori che siamo partiti bene alla prima difficoltà, la palla ha cominciato a scottare, siamo diventati macchinosi nel possesso palla, anche se poi la partita l'abbiamo sempre fatta noi, loro sono venuti per difendersi, hanno fatto una partita molto accorta come sapevamo che facevano, però è andata così, prendiamo quello che è venuto e si va avanti. Per gioco al massacro si riferisce a qualche critica, a qualche fischio di fine partita dalla tribuna? Ma non a fine partita, durante la partita, cioè, questo è il problema, perché magari a fine partita si può, cioè, se si vuole bene alla squadra si deve cercare di incitare anche nelle difficoltà che ha un giocatore, soprattutto i giocatori giovani, cioè, non è che abbiamo una rosa di 24-25 giocatori, che bene o male cioè, abbiamo un'ampia scelta in base ai ruoli, in base alle situazioni. Siamo una rosa in questo momento qua ristrettissima. Questo è anche un input alla società per magari provare a tornare sul mercato degli svincolati? Ma questo il discorso non è questo il discorso, perché poi gli svincolati, se c'era qualche giocatore importante, la società è sempre stata attenta a questa squadra, si poteva sicuramente intervenire. Il problema è che ti viene a mancare Fiore, ti viene a mancare Caidi, ti viene i problemi con gli attaccanti, adesso Petrella, cioè è un momento che dobbiamo unirci tutti compatti intorno a questa squadra, cercare di farli giocare, almeno quelli che scendono in campo, con la tranquillità. Mister, un buon punto per la sua squadra che serve per muovere la classifica? Beh, un punto per noi fondamentale, importantissimo, tenuto contro una squadra importante come il Teramo e soprattutto dopo che eravamo reduci da due partite non fatte bene, avevamo bisogno assolutamente per il morale, ma anche per la classifica, di ottenere qualcosa. Possiamo dire che non è stata una gara bellissima, condizionata forse dalla voglia di conquistare punti importanti per le due squadre? Sì, noi le squadre venivano da un paio di risultati negativi, per cui c'era probabilmente la partita era sentita, c'era tensione. Il Teramo perché giocava in casa davanti ai propri tifosi, noi perché comunque, ripeto, dopo due partite, ma non per la sconfitta, proprio sono venute con delle brutte prestazioni. Oggi invece secondo me siamo stati ordinati, siamo stati attenti, concentrati, abbiamo concesso il minimo che si poteva concedere, perché a parte qualche mischia e quella parata di Alic su un colpo di testa centrale, per il resto ci siamo affacciati anche noi qualche volta lì in area e qualche pallone è passato veramente vicino al palo, per cui direi che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Diciamo che avete curato soprattutto la parte difensiva in questa sfida. Sì, ma vede, noi siamo una neopromossa che arriva da un po' di vicissitudini. E, le ultime due partite, fino a due partite fa, la squadra aveva fatto benissimo, perché avevamo 10 punti, avevamo fatto vittorie importanti, prestazioni importanti. Nelle ultime due è mancata forse questa rincorsa per recuperare un po' i punti di penalizzazione, forse non so cosa abbiamo fatto male. E, però credo che oggi ci siamo riscattati dal punto di vista dell'intensità, della voglia, insomma dell'organizzazione anche. Eccoci in studio, rientriamo. Prima di leggere i tanti messaggi che arrivano, di Giuseppe, so che non avevi sentito le dichiarazioni di Vivarini, era un po' teso il mister nel post-gara, poteva evitarle queste dichiarazioni? Ma lui, se escludiamo il passaggio quando si è messo dentro, ecco, al discorso, sì, dei fischi, sì, nel senso che, però, io penso che siano dichiarazioni fatte per proteggere la squadra, come è giusto che sia. Io vado oltre. Anch'io ho notato quel passaggio quando ho detto se si fischia l'allenatore, perché in quel caso sembra quasi una forma di debolezza, no? Perché la tribuna poi può essere, tra virgolette, il peggior nemico, solo la curva ci ha difeso, la prossima. Guarda, io vado oltre perché, ripeto, i maggiori responsabili siamo io e l'allenatore, quindi qui c'è poco da dire sulla società, c'è poco da dire presidenti, dirigenti. Chi lavora fattivamente, poi è chiaro che lavoriamo tutti. La responsabilità sempre di una squadra, io lo ripeto sempre, che no, è vabbè, zone meglio alte, insomma, perché no, ma la responsabilità vuol dire classifica. Ma io devo dire, la responsabilità vuol dire anche di 3 anni con 2 campionati vinti e una fine playoff. Nel bene e nel male, insomma. Ma il male ancora lo vedo, no, fortunatamente. Speriamo che non ci sia. E spero di non vederlo. E quindi sono il primo, anzi, andare sopra l'allenatore. Anche perché fondamentalmente sono responsabile anche di lui, quindi è dire che questa prestazione è frutto anche di probabilmente errori miei, quindi i giocatori è chiaro che si devono prendere sempre la loro responsabilità, perché poi alla fine vanno in campo, però oggi davvero io so quante attenuanti comunque ha questo Teramo. La pazienza quella che chiede il mister, è quella che onestamente penso che questo gruppo meriti.
Ok, tanti messaggi ci stanno arrivando, andiamoli a leggere insieme. Poi mister Cifaldi, so che Giulia è arrivata con una domanda per Cifaldi. Non è un messaggio, quindi poi te la farà. Vai. Probabilmente vi stupirò, perché andrò contro quasi tutti gli intelligenti tifosi teramani che rendono sempre più difficile a dei ragazzi poco più che ventenni il compito di giocare in casa. Sono d'accordo sui temi per Rotta Vivarini, ma mi dissocio e non mi riconosco nelle ignobili critiche fatte sin dai primi minuti e dai primi errori. Ieri, giuro, era senza parole. La critica è un diritto, sì, un diritto del tifoso, ma va fatta alla fine. Meditate finché siete in tempo. Daniel. Il primo messaggio è, tra virgolette, segue molto l'indicazione di mister Vivarini. Grazie Daniel. Prossimo messaggio, andiamolo a leggere. Abbiamo dei difensori somari. Fanno dei giochini e gli avversari ci hanno studiato e ci prestano sapendo che facciamo degli errori. Ma noi studiamo le debolezze degli avversari? Peter Pan. Somari è un po' ingenuo, certo, gli errori li facciamo, giustamente, come noi studiamo gli altri, anche gli altri studiano loro, questo fa parte del gioco. Vivarini si lamenta dei fischi durante la partita? Il tifoso ogni domenica paga il biglietto e se vuole contestare la squadra ne ha tutto il diritto. Invece di lamentarsi delle critiche che riceve da una parte della tifoseria, pensi a risolvere i problemi della squadra come Perrotta terzino. Lo vedrebbe anche un cieco che Perrotta in quel ruolo combina solo casini. Andiamo avanti. Perrotta che tra l'altro ha giocato anche e soprattutto da difensore centrale, no? Sì, possiamo... sì. Buonasera, abbiamo sopravvalutato alcuni giocatori, alcuni fuori posto, qualche infortunio, così siamo crollati. Spero che ci riprenderemo. Vincenzo da Pineto, sempre presente. Vede, questo messaggio fa un'analisi, però giustamente è di buone speranze. Grazie, grazie Vincenzo. E ancora, andiamo avanti. Vivarini, prima di prendersela con la tribuna, deve prendersela con se stesso, che continua a far giocare Perrotta. Il tifoso paga e ha diritto a contestare. Quanto paga il Pescara e il Teramo per obbligare a far giocare Perrotta? Questo non può giocare neanche in promozione. Grande presidente, pensaci tu, Raffaele, un abbonato della tribuna. Questo quanto paga il Pescara lo bypassiamo, no? Mi sembra, cioè, fuori luogo. Chiedo a Marcello Giuseppe, no, perché mi guardate, guardavate questo messaggio quasi atterrito. No, cioè, mi sembra un po' chi, è, chi guardava il messaggio? No, vedevo che i nostri ospiti guardavano il messaggio. No, il Pescara non chiariamo. Ecco, chiariamo se no. No, sarebbe generoso anche verso il giocatore, no? Ma guarda, le valorizzazioni esistono, ma non è il caso di Perrotta, quindi... Ecco, appunto. Andiamo avanti. Prossimo messaggio. Caro Di Giuseppe, sono molto contento dei giocatori che hai scelto, perché si vede che ci capisci. A buon intenditore e poche parole. Andiamo avanti. Tutti a San Marino. Questo sicuramente è necessario, anche se l'orario, poi ne parleremo. Non è che sia proprio il più entusiasmante. Sì, una gita. Vabbè, poi si va a pranzo a San Marino, allora, va bene. Un solo grido, forza Ascoli Picchio. Perché ci seguono in tanti da Ascoli, lo ringraziamo. Grazie. Ho paura che il fiato corto che ho notato nelle squadre del nostro mister questa stagione si sia palesato in anticipo. Sarebbe un po' troppo presto, siamo all'undicesima giornata. Ancora messaggi, andiamo avanti. Sempre ovunque, forza Teramo. Ci sono messaggi di diversa tipologia, c'è quello di critica e quello di sostegno, come è giusto che sia. Domanda per Cavoni, ma il Teramo con Bucchi sale? Oppure la vena del tifoso è destinata a scoppiare senza centravanti? IR Group. Ma secondo me Bucchi alla fine, per quello che è stato l'utilizzo sino ad ora, ha fatto il suo dovere. È un giocatore che comunque sia... Poi sarebbe la terza punta, tra virgolette. Assolutamente. Secondo me il reparto, cioè che attualmente è quello che comunque sia dà più garanzie alla squadra, cioè abbiamo... tre giocatori, a parte Bucchi, vabbè, che chiaramente ha fatto più panchina, ma la Padula, Donnarumma, che secondo me sono comunque sia degli atleti di categoria e ci permettono, e l'hanno dimostrato, di fare la differenza. Buon aiuto perché il gol non di è, ieri, insomma, non è lì, di avere qualità. Non è lì il problema, cioè, il reparto secondo me è meglio attrezzato. Ci sono delle lacune sicuramente in difesa, e torno a ripetere, per me è una squadra che comunque sia può salvarsi con estrema tranquillità. Questo è secondo me l'analisi più giusta. Prossimi servizi, andiamo, scusate, prossimi sms, andiamo avanti perché ne abbiamo anche tanti servizi. Non dobbiamo criticare la squadra, i veri tifosi devono unirsi e incoraggiare sempre, soprattutto in questo momento. Vedete, forza Teramo. Quello di cui parlavamo prima, ancora altri messaggi. Ma il numero 3, che sport praticava prima? No, giocava a calcio alla Paganese, tra l'altro, no? Sbaglio, giusto, quindi... E giocava anche bene. Andiamo avanti. Niente è compromesso. In 8 partite, 16 squadre. In 8 punti. In 8 punti, 16 squadre. È stato deludente aver giocato così male. Per la prima volta mi sono annoiato. Di Giuseppe, news di mercato, Qui mi ha bruciato la domanda, perché l'avrei fatta io. Qui il tifoso parla giustamente, news di mercato, è presto. O no?
Sì, no, è presto, assolutamente presto. Purtroppo dobbiamo arrivare a gennaio. È chiaro che abbiamo dei problemi seri, inaspettati, ma dobbiamo arrivare assolutamente a gennaio. Oggi prendere un giocatore equivale veramente a portarlo in condizione a gennaio e non sai se poi a gennaio il giocatore ti darà quello che tu ti aspetti. Non ha senso, serve uno che insomma già stia giocando ampiamente. Andiamo avanti. Questo è il nostro girone più difficile e tecnico della C unica. Pensiamo a salvarci, sarebbe un ulteriore successo, quasi una promozione. Giusto, questo è anche vero, andiamo avanti. È quello più equilibrato dei tre gironi? Conduttore, vabbè. Sembra che ti faccia male la bocca a dire che il Giulianova ha vinto. Poi da Teramo mi prendo rimprovero al contrario del pomeriggio, arrivano i messaggi. Caro Pomante, ma se tu sei di Teramo perché gioisci se il Giulianova vince? No, mi scuso se prima sembrava che mi facesse male la bocca, dai. No, ha vinto anche in una settimana forse la più difficile per il Giulianova. Andiamo avanti, vittoria importante peraltro. Buonasera a tutti, volevo solo dire che quest'anno il Teramo può puntare ai playoff e per guadagnarseli deve puntare a fare i punti in casa con l'aiuto del pubblico. Basta contestare al primo errore, parlo per la tribuna, il Teramo si ama e basta, forza diavolo. Ci fai una battuta, è bello vedere questi messaggi perché in realtà rispecchiano umori un po' diversi, no? Da una parte c'è chi contesta l'affermazione di Vivarini, la prova di Perrotta, dall'altro c'è chi giustamente dice uniamoci al Teramo. È un clima comunque di tranquillo, tra virgolette, nel senso no. Ma guarda, è chiaro che le critiche fanno parte del calcio, no? Ripeto, forse dispiace nel senso, questo lo dico magari da tifoso anche del tema, perché sono anche tifoso, ma soprattutto dall'esterno, perché sostanzialmente se andiamo a guardare la squadra sta facendo quello che tutti quanti si erano prefissati all'inizio. Quindi non è che il Teramo doveva stare al posto dell'Ascoli o del Pisa. Quindi sta facendo il suo campionato. È un momento in cui ha avuto delle difficoltà di infortuni e questo non bisogna sottovalutarlo. C'è anche da dire un altro fattore, che se questi infortuni avvengono a marzo, aprile, comincia ad essere un problema. Adesso c'è ancora tutto il tempo per poter valutare, riparare, ma farlo con molta tranquillità. Quindi io non vedo problemi. Scusate, ti interrompo. Dimmi. Giulia è entrata stasera alle 6:30, ha detto ho una domanda per mister Cifaldi. Che è una domanda, alle 6:30. Alle 6:30, quindi una domanda. Non me l'ha voluta dire, dico la verità. Qual è questa? Ieri, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, in quei 10 minuti di chiacchierata con il presidente Campitè, che vi siete detti? No, no. Tu hai notato allo stadio che c'è stata una chiacchierata. Ho incontrato, ero con Marco De Antonis, mi sono incontrato il presidente, ci siamo salutati, ma in Marco maniera... De Antonis può testimoniare che è tutto vero, ok? Sì, ci siamo salutati in maniera tranquilla, nel senso, chiaramente lui era giustamente in partita, però non c'è stato nulla di per quanto riguarda, abbiamo semplicemente così parlato, commentato un po' la partita, ma niente. È soddisfatta della risposta? Ti fidi? Era molto sereno, cioè l'ho visto, preso la partita però sereno. Meglio, così. Quindi abbiamo soddisfatto la tua curiosità. Ancora qualche altro messaggio, poi andiamo a vedere Spallaquila. Buonasera a tutti, volevo solo questo dire che... Questo abbiamo letto, mi sembra, no? Sì, è quello di prima. Un rischio aspettare gennaio visto come corrono sotto. Intervenire subito terzino sinistro e importante laterale destro, il portiere? Beh, così significa rifare la squadra un po', però Di Giuseppe già l'ha detto, insomma, intervenire adesso significherebbe, tra virgolette, lo aggiungo io, oltre che buttare dei soldi, poi andare incontro ad un jolly a tutti gli effetti, no? Perché, insomma, chi si va a prendere? Andiamo avanti, prossimi messaggi. Vivarini sta facendo di tutto per farsi cacciare, scandaloso nel leggere le partite. Beh, un po' duro questo scandaloso, ancora andiamo avanti. Ma Perrotta, quando lo rispedite al mittente? Abbiamo parlato di Perrotta che è un po' il bersaglio. Buonasera, un saluto in particolare a Luigi. Grazie. Oggi l'Ascoli ha vinto con un aiutino dell'arbitro, gol regolare annullato al Pontedera. Grande L'Aquila, Massimiliano. Grazie Massimiliano, tra poco vedremo il servizio dell'Aquila, ti rimando a domani Lega Pro in gol alle 15 perché faremo vedere tutti i servizi di Lega Pro. In realtà Paolo Marinucci mi stava parlando proprio di questo, di un gol annullato con Pontedera che ha alzato abbastanza la voce contro l'Ascoli. Andiamo avanti, poi vedremo le immagini, confermeranno meno. Teniamoci stretto il nostro presidente, pensiamoci a salvare e il calcio deve essere la domenica, no allo spezzatino. Allontana i tifosi al campo, ciao Mirko e sempre Forza Teramo. Allora, dicevo, partite sabato con questa partita alle 11, cosa cambia? Si fa un allenamento domenica mattina? No, sabato mattina. Sì, no, non cambia niente, cambia solamente che chiaramente anche a livello dell'alimentazione. Colazione. Si fa colazione ricca? Sì. Con i ciclisti.
però adesso anche questo è un problema che noi non possiamo pensare agli orari, è così ed è così per tutti, quindi è normale che ci si può lamentare, però poi fondamentalmente giocano in Serie A le 12, quindi bisogna, più che altro perché per Europa, la Lega Pro è un po' la Europa, novità, no? Vabbè, ci abitueremo, ci abituiamo mano a mano, è chiaro che crea scompensi, però non è che siamo gli unici a beneficiarne o comunque ad averne degli svantaggi. Dice, così è tutti per nella tutti, stessa condizione. Io penso che anche per noi addetti ai lavori sia un vantaggio, perché hai la possibilità di vedere tante partite. È chiaro che per il tifoso la domenica è sacra, è le 2:30 d'inverno. Questa degli addetti ai lavori è una cosa. Scusa, che torna, Marcello, posso fare una domanda? Ma gli allenamenti, quando giocate, ad esempio, li fate durante la settimana in quell'orario oppure sì, gli allenamenti cerchiamo rimangono? Cerchiamo di rispettare l'orario. È normale che quando dobbiamo fare la notturna, non chiaro, tutti gli allenamenti, perché comunque freddo, il freddo e via discorrendo, però cerchiamo per quel che è possibile. Questa settimana dovrebbe essere una settimana in cui prevalentemente, anche se poi ho visto il programma, c'è solamente, che poi alla fine di mattina, mercoledì e sabato è fisso, quindi già due allenamenti di presente. E allora, prossimi messaggi, ancora qualche altro messaggio, poi Spall'Aquila, anche per i tifosi, sono tanti che ci seguono dall'Aquila. Il Teramo non ha la panchina, o forse è troppo scarsa? Abbiamo parlato in apertura di questo tema legato alla scelta di una rosa più o meno ampia. Ancora avanti, prossimi messaggi. Perrotta mi sta facendo rimpiangere Deustacchio e Russo. Qui ci riferiamo al passato, qualche anno fa, insomma. Andiamo avanti. Mamma mia, andiamo avanti. Vai. Direttore, dico la mia. Un centrocampo troppo leggero, una difesa con un uomo in meno, Perrotta, che sta sbagliando tutto ed andrebbe accantonato ad una volta per tutte, è ancora acerbo e non adatto alla categoria. La fascia destra a centrocampo, dove si sente la mancanza di Fiore in maniera pesante. Dulcis in fondo, il non gioco ormai da 3 settimane. A mio avviso, a gennaio, a prescindere da come ci troveremo in classifica, serviranno un terzino sinistro, un esterno di fascia destra e un uomo che sappia dettare i tempi a centrocampo. E se lì davanti si continuerà con questi infortuni, magari un'altra punta. Cosa ne pensate? Tra l'altro siamo contati, prevenire è meglio che curare. Paolo ha fatto un po' una disamina, poi la giriamo nell'email. No, ma comunque Giuseppe, no, ma esatto. Che è ampia, no? Molto dettagliata. Però è dettagliata e fatta bene. Onestamente non ha sbagliato niente, perché in effetti è così. Torniamo al discorso di prima. Io mi auguro di arrivare a gennaio in una certa posizione di classifica. E poi vediamo. Si può lavorare anche con più tranquillità. Certo. Fermiamoci un attimo con i messaggi. So che sono ancora tanti. Parliamo da Vittoria dell'Aquila. Le immagini, appunto, della partita Spall'Aquila, che l'Aquila appunto ha vinto. Il servizio di Paolo Marinucci. L'Aquila vince al Paolo Mazza contro la Spal e ridimensiona i propositi d'alta classifica dei padroni di casa. Agli abruzzesi è stato sufficiente un gran primo tempo per mettere in cassaforte i 3 punti. Il primo squillo però è dei biancazzurri da calcio d'angolo. Il colpo di testa di Gianni viene parato in tuffo da Zandrini. Al 18esimo i rossoblu rispondono passando in vantaggio. Azione manovrata sulla sinistra che porta al cross di Perna. Pacilli incorna e realizza l'1-0. La Spal subisce il colpo e l'Aquila ne approfitta al 24esimo siglando il raddoppio. Colpo di tacco di Perna per Pacilli che col piattone serve un assist perfetto per l'inserimento di San Domenico. Il Folletta Aquilano prende la mira e fredda Menegatti in uscita. 28 sul cronometro e un ispirato Pacilli ci prova dalla distanza. Il suo tiro finisce in out. La risposta della Spal arriva al minuto 32. Ci prova Togni su punizione, ma Zandrini blocca comodamente. 34esimo, splendido lancio del solito Pacilli per San Domenico che crossa. Il pallone deviato da Aldro Vandi costringe gli straordinari Menegatti. È il preludio al gol. Un minuto dopo, infatti, Corapi si destreggia benissimo sulla sinistra e trova Del Pinto in area che a sua volta scarica per San Domenico. L'11 rossoblu pesca Perna e il tris aquilano è servito. Gli ospiti ci prendono gusto e al 41esimo su corner rischiano il poker. Il colpo di testa di Maccarrone, però, viene neutralizzato in tuffo dal numero 1 Spallino. Nella ripresa, la Spal tenta di costruire qualcosa in più, ma non riesce mai ad essere realmente pericolosa, tranne all'87esimo con Germinale. La sua girata però viene respinta di pugno da un attento Zandrini. L'Aquila trionfa meritatamente, riscattando la brutta sconfitta subita in casa contro il Pisa.
La Spalli invece dovrà meditare sugli errori commessi se vuole arrivare ai vertici di questo difficilissimo campionato. Nunzio Zavettieri, tecnico di quest'Aquila che ha dato lezione di calcio. Ma devo dire che i ragazzi oggi hanno fatto una partita importante, non era facile perché venivamo da un risultato pesantissimo col Pisa, anche se la prestazione non meritava assolutamente quel risultato, quindi i ragazzi hanno lavorato bene la settimana, ero un po' curioso di capire anche la reazione che avremmo avuto e sinceramente i ragazzi hanno risposto alla grande, credo che abbiamo fatto un primo tempo importante, secondo tempo abbiamo gestito bene, anche se possiamo e dobbiamo fare molto di più. Corapi ha preso in mano il centrocampo, ha toccato decine e decine di palloni e poi il dinamismo e la velocità degli esterni hanno creato seri attaccapi alla Spal che è stata costantemente sovrastata proprio nella zona nevralgica. Sì, l'avevamo preparata così, probabilmente questo sistema ci permette di valorizzare meglio le caratteristiche dei nostri attaccanti esterni. Però al di là di questo adesso dobbiamo stare con i piedi per terra perché è un campionato difficilissimo e ogni partita veramente fa storia a sé, non è retorica e lo dimostrano i risultati anche di ieri, adesso non so questi di oggi, per cui faccio assolutamente un invito alla squadra di pensare solo a lavorare durante la settimana come stanno facendo e concentrarci solo sulla partita di sabato contro la Carrarese. Zandrini non ha corso rischi, un solo intervento durante il primo tempo su quella raso a terra di Finotto. Sì, sì, devo dire che la squadra ha lavorato bene in fase di non possesso e quindi questo ha permesso al nostro portiere di non essere impegnato eccessivamente, però come ho detto prima è importante continuare a lavorare sodo perché cioè passare da un risultato come quello di domenica a un risultato di oggi, dobbiamo acquisire più continuità e dobbiamo crescere e quindi aspetto anzi la riprova sabato con la Carrarese. L'Aquila che può puntare ai playoff? L'Aquila deve pensare solo alla partita con la Carrarese, del resto non deve pensare a nient'altro. Il suo punto di vista su questa Spal? Ma per me la Spal è un'ottima squadra, è ben organizzata, c'ha giocatori importanti. E parlo per la partita di oggi, toglierei, darei più merito magari all'Aquila del primo tempo piuttosto che dei meriti alla Spal. Eccoci in studio, si parla di tutto ovviamente, non solo di calcio, per fortuna non solo di calcio. Patrick Moro, abbiamo visto questa L'Aquila che riesce a vincere 3-0 sul campo della Spal. Domenica scorsa decisione arbitrale abbastanza dubbia, hanno condizionato la partita con il Pisa. È una squadra che può stare tra quelle 5-6 di cui parlavi prima? Adesso ne parlavamo, ha cambiato allenatore, gioca meglio anche, però insomma dalle immagini si è visto che proprio non c'è stata partita, perché la Spal non era proprio in condizione, ha sbagliato partite, però c'è stato un predominio proprio di occasioni dell'Aquila, una squadra viva, io penso sì, vedendo questa partita sicuramente potrà fare un campionato di vertice. La Spal ti ha deluso un po' vedendo quelle immagini, anche nel secondo tempo contro il Teramo. Poi si va a Ferrara, c'è un ambiente poi molto caldo, c'è uno stadio bello, grande tradizione, un peccato che magari la squadra non riesca a esprimersi a grandi livelli, insomma. Per quanto riguarda oggi hanno sbagliato partita e l'Aquila io penso sì, ripeto che è destinata a fare un campionato importante. Quindi può stare tra quelle. Il Teramo, l'abbiamo detto, stiamo per scendere in Serie D. Leggiamo tanti messaggi, poi come tradizione vi facciamo vedere il servizio della squadra che giocherà domenica prossima contro il Teramo. Prima dei cioè San Marino, prima dei messaggi Carboni e Cifaldi. Adesso però la mano dell'allenatore all'Aquila si comincia a vedere, perché dopo 5-6 partite non si può dire più si vive di rendita. Dopo un mesetto abbondante puoi lavorare, puoi plasmare la squadra a tua immagine e somiglianza, quindi merito al mister. Assolutamente, c'è stata una grossa evoluzione rispetto comunque sia a Pagliari, è una squadra che comunque sia può fare i playoff, certo la partita con la Spal è una squadra secondo me tecnicamente superiore all'Aquila, e un gradino sotto all'Ascoli e al Pisa, certo l'Aquila, ripeto, complimenti a Zavettieri che è riuscito a cambiare in pochissimo tempo il gioco della squadra, che prima
comunque sia non c'era, c'erano grosse difficoltà con Pagliari. Staldi, aggiungeresti qualcosa all'Aquila per vederla proprio al top? Ma guarda, io ripeto, io l'Aquila la vidi a Teramo e mi ripeto ancora una volta, mi piacque l'atteggiamento dell'allenatore come mentalità, cioè nel senso, nel momento in cui rimase in inferiorità numerica non cambiò l'assetto della squadra lasciando 3 punti davanti a Teramo, diede un segnale forte e penso adesso stia raccogliendo quello. Poi, sai, il giocare bene e il giocare male sono tutte chiacchiere. Quando poi arrivano i punti tutto diventa più facile. Dopo magari per qualcuno si gioca bene, per qualcun altro si gioca male. Una punta per stare proprio al top con quelle di prima fascia? Ma l'Aquila secondo me aveva anche un attaccante importante, sì. Perché aveva... De Sosa. Aveva De Sosa che è andato via e secondo me in quella squadra, per come attacca lo spazio De Sosa, poteva essere un importantissimo. Però io penso che Di Nicola abbia fatto una squadra forte. Io perlomeno a Teramo vidi forse una differenza nei cambi. Quando entrarono i cambi dell'Aquila mi sembravano giocatori forse più forti di quelli che stavano in campo. Quelli che erano titolari. Anche come trascorsi. Quindi l'Aquila come struttura è una struttura che si è posta un obiettivo diverso da quello del Teramo. Questo è evidente. Non l'ha detto, è così. L'ha messo lo stesso... L'Aquila è un obiettivo diverso. L'ha messo lo stesso di Nicola, no? Ce l'ha detto apertamente. Loro puntavano almeno a fare i playoff. Quindi voleva stare lì in alto. Come squadra, come la vedi, come organico, superiore? No, una squadra importante che chiaramente fa parte di quel numero di squadre che dovrebbero giocarsi comunque i primi posti. Io sì, sono d'accordo che Pisa e Ascoli continuano ad essere le squadre sulla carta superiori, in campo soffrono tanto anche loro perché tanti risultati comunque sono quelli sotto gli occhi di tutti, non è che si vola e tantomeno lo fanno loro, quindi l'Aquila può essere la squadra che chiaramente anche in virtù del mercato che anche loro sono convinto che faranno, però a me al di là di come è cambiata la squadra probabilmente sì, è cambiata in meglio perché comunque nella fase di possesso adesso sono molto più propositivi. Ecco, adesso mi è piaciuta la parola che ha detto il loro allenatore quando dice mi auguro subito che i giocatori dimentichino questa partita e pensino già alla prossima, proprio perché la difficoltà di questo campionato è quella, cioè il fatto di non hai il tempo di poter pensare a quello che hai fatto di buono o fortunatamente anche se hai sbagliato la partita precedente, perché poi ti aspetta un'altra battaglia e mentalmente devi essere subito prontissimo. Subito pronto. Quindi. Tanti messaggi ancora, leggiamoli rapidamente, cerchiamo magari di non commentarli, e poi Pisa San Marino. Ma Vivarini, forse servono gli occhiali, visto che insiste a preferire Perrotta a Masullo. Ma i misteri della vita, ditemi una sola partita giocata bene da Perrotta, non c'è. Insomma, ne abbiamo parlato e questo poteva essere un difetto ancora. Buonasera, mi spiegate come si fa a criticare Perrotta che è un bravissimo difensore centrale e che dall'inizio dell'anno gioca fuori ruolo? In rosa ci sono 4 forti difensori centrali. Non sarebbe stato il caso di acquistarne uno in meno e prendere un terzino in più? Saluti, Diego. Parlavamo del ruolo di Perrotta che in realtà è quello di difensore centrale, però Vivarini probabilmente lo vede meglio al terzino sinistro. E ancora? Se continua così il Teramo, Vivarini non arriva a dicembre. Questo è un po' una gufata, tra virgolette. Andiamo avanti. Mister Vivarini non prendesse le scuse della palla che scotta ora quando giochiamo in casa. Io comincerei di più a migliorare la squadra in campo e a togliere certi giocatori totalmente inadeguati alla categoria. Perrotta su tutti, con tutto il rispetto per il ragazzo. Non è, ahimè, Amadio l'uomo che ci può far fare il salto di qualità in campo, purtroppo. Marcello, speriamo in qualche tua magia a gennaio, sperando quantomeno di mantenere questa posizione. Paolo. Diventa anche mago di Giuseppe a gennaio, qualche magia. No, sicuramente sul mercato sa lavorare, ne abbiamo parlato anche prima. Ancora. Complimenti al Giulianova che tra mille difficoltà è andato ad espugnare il Bruno Recchioni di Fermo. Grande Giorgino. Assolutamente sì, assolutamente questo è vero. Era la settimana più difficile. E ancora. Tutti a San Marino, IR Group presente, Tamburri presidente. Quindi c'è questo entusiasmo, tutti a San Marino e poi a vedere la Rocca di San Marino, a festeggiare eventualmente, dai. Forza Giulianova. Poi ancora, prossimi messaggi. Senza Scipioni la difesa è troppo vulnerabile, Nicola. Domenica Scipioni ci sarà, come ci sarà anche Cenciarelli che rientreranno entrambi dalla squalifica. Caro Di Giuseppe, devi comprare i giocatori, ci sono troppi infortuni e squalifiche, riprendi De Fabritis. L'anno scorso 22 giocatori... erano sempre 11, giocavano sempre gli stessi a giocare, quegli altri in tribuna. Non abbiamo mai visto o tribuna o rescissione contratto.
Per quanto riguarda Perrotta, ha sbagliato sulla respinta del gol del pareggio con il Propiacenza. Passa la prima volta, ma poi continuava a sbagliare. Ora basta, al signor Vivarini io ho pagato un abbonamento da 190 euro, ho diritto di criticare la squadra. Quando le cose vanno male, allora che si deve fare? Si deve dire a Perrotta, bravo, continua così, non fa niente, va bene, la prossima volta vedrai convocato in nazionale. Così il telespettatore che dice questo, grazie per questo sms molto lungo, insomma abbiamo faticato un po' per leggerlo, ma grazie anche per la pazienza con il quale l'ha scritto. Ci fermiamo, credo, con i messaggi, abbiamo tolto anche il numero. Stop, Andrea? No, abbiamo ancora altri. Velocemente, ancora 5, che poi altrimenti non finiamo più. Il San Nicolò ha un numero 3, Mozzoni, per Di Giuseppe, pensaci. Questi consigli per gli acquisti, cominciamo. E ancora, andiamo avanti. Tonti non si tocca, non ha colpe. Nessuno parlava di Tonti. Andiamo avanti. Mi ricordo come se fosse ieri quando Marcello Di Giuseppe segnava sotto la S e noi lo cantavamo Forza Teramo Mirko. Se lo ricorda anche Marcello Giuseppe, penso, no? Queste sono cose che non si dimenticano facilmente. Per i cosiddetti tifosi, ma non pensate che viste le difficoltà di Perrotta a fischiarlo sistematicamente non si peggiora la situazione? Imparate a essere dei veri tifosi, buonasera a tutti presenti e sempre Forza Teramo, Gabriele. È quello che diceva Vivarini un po' nell'intervista, grazie Gabriele. Il gioco di squadra è fondamentale, forza Miternina, un tifoso. Oggi non è andata bene la Miternina che è stata sconfitta in casa 2-1 dal Fano. Direttore, fai un passo indietro, riprendi De Fabritis, perché non è stato confermato? Perché Giuseppe, arrivano spesso questi messaggi su De Fabritis? Poi De Fabritis è ora, tra virgolette, un giocatore molto caro a Di Giuseppe. Assolutamente, no? Un ragazzo eccezionale e anche un bravo giocatore. Ha avuto questo problema e purtroppo sappiamo quanto sia complicato poi il recupero quando hai un problema del genere. Adesso sembra anche ingeneroso perché poi chiaramente parliamo di un crociato rotto, quindi... Io mi auguro che Mattia trovi squadra al più presto perché se lo merita e che giochi, perché lui ha bisogno tanto di giocare. Poi per il resto è un ragazzo a cui tengo particolarmente, quindi è normale. Si sente anche dal tono della voce. Sì, insomma, perché a me dispiace che il ragazzo so quanto stia soffrendo a stare fermo, quindi. Ultimo messaggio, poi ci fermiamo perché sono troppi. Grazie per averceli iscritti. La prossima partita in casa del Teramo, tutti in curva, anche gli abbonati, va bene Vivarini? Questo è simpatico, questo messaggio, perché Vivarini ha detto la curva, solo la curva ci ha sostenuto. Stop! Andiamo a vedere il servizio della prossima avversaria del Teramo, appunto il San Marino, che oggi ha perso fuori casa contro il Pisa, e poi il servizio del San Nicolò contro la San Benettese, che hanno pareggiato 0-0, il servizio di Francesco Graduato più le riprese della Publivideo. La sfida tra Pisa e San Marino finisce 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie alla rete di Giovinco che porta i toscani al primo posto del girone B di Lega Pro. Al 13esimo la prima azione pericolosa è dei padroni. Il lancio lo confeziona direttamente per Agotti che pesca l'inserimento di Stanco. Vivani in uscita di pugno salva tutto. Un minuto dopo Iori serve Giovinco su punizione. Il numero 10 cicca la palla da ottima posizione. Il San Marino non si vede mai, ma il Pisa attacca senza la giusta cattiveria sotto porta. Al 30esimo però i toscani vanno vicini al vantaggio. Traversone di Giovinco, Poletti nel tentativo di spazzare spedisce il pallone sulla traversa. Sul calcio d'angolo seguente Lisuzzo costringe il miracolo Vivan. Sul rovesciamento di fronte Coto calcia da fuori ma spara alle stelle. 40 sul cronometro e Giovinco si rende pericoloso in area ospite. Vivan ci mette più di una pezza di nuovo. Nei secondi 45 minuti la partita non cambia e il Pisa continua il suo monologo in attacco. Per la verità i padroni di casa non riescono mai ad essere realmente pericolosi e così il San Marino rimane in partita pur senza essere mai riuscita ad impensierire minimamente per Agotti. Al 68esimo però i nerazzurri finalmente passano grazie alla magia su punizione di Giovinco che dai 18 metri la piazza sotto il 7 regalando i 3 punti suoi. I titani non hanno la forza di cercare il pareggio e così i nerazzurri tornano a sorridere anche tra le mura amiche dell'Arena Garibaldi.
Il big match tra San Nicolò e San Benedettese finisce con un giusto pareggio, 0-0, per la formazione sannicolese, quarta domenica consecutiva senza vittorie. Un dato, quest'ultimo, che non riflette il reale valore dei biancazzurri. Come era già accaduto contro Maceratese e Chieti, anche al cospetto della San Benedettese, il San Nicolò se la gioca alla pari, dimostrando di essere pienamente all'altezza di una tra le principali pretendenti alla vittoria finale del campionato. La cronaca del match racconta di una partita molto equilibrata. San Nicolò e Samb dimostrano di temersi a vicenda. In mezzo al campo ci sono pochi spazi e per gli attaccanti è arduo riuscire ad avere occasioni buone per andare al tiro. Il primo tentativo arriva quindi dalla distanza. Al 15° ci prova Stivaletta, Fulop è attento e respinge in angolo. Al 24° invece c'è la risposta marchigiana. Punizione dalla destra di Napolano, palla tagliata al centro per Borghetti che tutto solo cicca la conclusione. La palla sfila di poco sul fondo. Con il passare dei minuti la partita si accende e sale di tono. Al 29° gol annullato al San Nicolò. Azione in linea sulla fascia sinistra, lancio dalle retrovie di Mozzoni, Bisegna si invola verso la porta di Fulop e insacca con una gran botta sotto il set. L'assistente però alza la bandierina e invalida tutto, ravvisando una dubbia posizione di fuorigioco dell'esterno ex avezzano. Una chiamata questa sulla quale mister Epifani avrà molto da ridire nel post partita. Scampato il pericolo, la Samb torna ad affacciarsi dalle parti di Digifico. Al 31° azione sulla sinistra di Napolano, palla a centro area per Di Paola che in pallonetto anticipa Di Gifico sulla linea e bravo Gabrieli a respingere e ad evitare il gol. L'ultima azione del primo tempo poi capita al 38° con questo contropiede concluso da Chiacchiarelli con un diagonale impreciso che si spegne sul fondo. 0-0 all'intervallo. La ripresa. L'avvio è di marca biancazzurra. Al 6° ci prova Santoni, l'ex di turno servito da Chiacchiarelli spara a rete dalla distanza, la palla però si alza di poco. Al 12° è sempre San Nicolò, cross dalla tre quarti di Mozzoni, testa di Moretti e palla ancora di poco fuori. Al 27° c'è l'ultimo sussulto biancazzurro, Moretti imbecca dal fondo Santoni che di testa non riesce a correggere verso lo specchio di porta. A questo punto la Samb, che fino ad ora aveva tenuto bene il campo, prova ad alzare il baricentro e a centrare il colpaccio. I rossoblu si fanno vedere in area biancazzurra in due circostanze. Al 32° proteste per la caduta in piena area di rigore di Di Paola, caduta provocata da una trattenuta di maglia da parte di Micolucci. L'arbitro, Scatigna di Taranto, dimostra coraggio e invece di assegnare il penalty sanziona la simulazione del giocatore sanbenedettese. Episodio dubbio che scatena le proteste dei tifosi ospiti. Tifosi ospiti che alzano la voce anche due minuti dopo, quando Napolano cade in area affrontato da Gabrieli. Anche in questo caso l'arbitro ferma l'azione ed estrae il cartellino giallo nei confronti del giocatore ospite. Negli ultimi 10 minuti non succede più nulla. Finisce così 0-0 e il San Nicolò si porta a casa un punto che fa morale e classifica. Credo che abbiamo fatto un'ennesima, l'ho detto anche domenica scorsa, un'altra grande partita. Andavamo cercando un po', in settimana ci abbiamo dato tanto, un atteggiamento importante, quello di difenderci in 10 alla grande, l'abbiamo fatto. Credo contro la squadra secondo me più forte del campionato, però credo che oggi la mia squadra ha fatto bene sotto tutti i punti di vista e secondo me poteva meritare anche qualcosina in più. Maceratese, Chieti e San Benedettese avete raccolto soltanto 2 punti, ma siete usciti con tante certezze in più. Ma io sono uscito con tantissime certezze, quindi credo che abbiamo incontrato tutte le squadre più forti del campionato e credo che il San Nicolò ha sempre giocato alla grande e non ha mai subito la squadra avversaria, quindi questa è una cosa importantissima. Noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Gli ho detto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché oggi siamo stati tenaci, siamo stati cattivi sotto tutti i punti di vista. Un piccolo rammarico che potevamo far gol, perché abbiamo avuto diverse situazioni dove potevamo far gol e forse quel gol in fuorigioco lo voglio rivedere. Credo che poteva essere il giusto premio a queste partite dove abbiamo raccolto molto molto meno di quello che dice la classifica oggi. Però siccome noi non abbiamo ambizioni di fare niente di particolare, ce la giocheremo fino alla fine e daremo fastidio a tutti. Noi è normale, dobbiamo, l'abbiamo preparata per vincerla, poi siamo stati poco pericolosi davanti, però era una partita che filava via su un episodio. La cosa che ti è piaciuta di meno oggi, se ce n'è una o se ce ne sono tante, dillo tu. No, dobbiamo sicuramente essere più, quando ci esprimiamo che attacchiamo dobbiamo essere più avvelenati, ci vuole un pochettino più di furore, però i ragazzi non si può rimproverare niente perché hanno fatto la prestazione, hanno dato tutto, è normale, dovevamo vincerla, però
ti ho detto, un passo alla volta e ci arriviamo, è normale, bisogna cambiare il trend fuori casa. Eccoci in studio, stavo per farvi vedere la vittoria della Civitanovese sul Celano, purtroppo anche la vittoria del Baterica sul Chieti, ma ultimo giro con i nostri ospiti. Facciamo rivedere la classifica di Serie D. Cifaldi, il San Nicolò si allontana, possiamo dire, dalla vetta, anche se l'obiettivo non è proprio quello di vincere il campionato. Un po' di delusione resta per aver giocato alla pari o comunque anche in maniera superiore con squadre le più importanti, no? Beh no, delusione non direi. No, perché hai raccolto meno di quello che potevi? Sì, però il fatto di aver giocato alla pari contro squadre che giocano per vincere il campionato è chiaro che dà soddisfazione. Poi è chiaro che il San Nicolò non è partito con ha sprombattuto per dire che vuole vincere il campionato, anche se secondo me ha un'ottima squadra, perché tutti i giocatori importanti per la categoria, non è che ha giocatori che magari di categoria. Sto passo inferiore. Falso del Chieti oggi col Matelica, tra l'altro vedremo tra poco il servizio, stava vincendo, la piazza mugugna un po'. Ma Chieti è una piazza che la Serie D sta stretta, parliamoci chiaro, è una piazza che non accetta di fare la Serie D, è una piazza che vorrebbe stare adesso a giocarsi magari il campionato con Teramo, l'Aquila, come giusto che sia, anche perché insomma Lanciano in B, Pescara in B, e Chieti forse delle grandi squadre abruzzesi è quella esclusa, sì, in questo momento, sì, e quindi probabilmente i tifosi è chiaro che vogliono, è una piazza che pretende di più. Patrick Moro, è arrivata oggi questa vittoria del Giulianova importante dopo una settimana diciamo particolare, la Miterrina che perde in casa, al Celano non si poteva chiedere chissà cosa a Civitanova, c'è troppa differenza tra le due squadre. Beh sì, ma il Civitanovese come altre 3-4 squadre sono quasi da prima divisione, come organico. La favorita insomma, qual è secondo te? Come programmazione. Io penso che la Maceratese qualcosa in più abbia. Insomma, più quadrata? Anche, sì, come programmazione anche prima del campionato sono partiti per quell'obiettivo lì. Adesso, fino adesso stanno rispettando le aspettative. San Nicolò, vederlo, dicevamo prima, a 10 punti dalla vetta, più che altro a più 5 dalla zona bassa della classifica, pur avendo giocato sì, bene, ma San molto Nicolò, bene. Secondo me c'ha un grande allenatore, io lo conoscevo da giocatore, però insomma in questi anni qua ha dimostrato da quando allena che veramente si vede che mette in campo la squadra in un certo modo, trasmette molto del suo carattere alla squadra, e quindi devo fare complimenti ai Epifani e poi anche al San Nicolò, che penso che faccia un campionato positivo, sì, uno perché ha incontrato le squadre più importanti e poi anche perché insomma queste squadre, non perdendo con queste squadre qua, ti dà un'autostima non indifferente, ti permette di giocarti adesso a viso aperto tutto il resto del campionato. Dovresti giocare insomma per io vincere. Io penso di sì. Marcello Giuseppe ovviamente è più proiettato sulla Lega Pro. Questo resta un campionato affascinante, anche se il regolamento di una sola squadra promossa rischia un po' di rovinare i giochi a un certo punto della stagione. Da sempre. Perché quello è il limite, no? È un limite anche grande, però purtroppo i posti sono quelli, quindi è difficile accedere da un'eventuale porta di servizio, quindi bisogna vincere, bisogna far primi ed è un campionato comunque difficile. Per me è un campionato molto ma molto aperto, io pensavo che la Maceratese effettivamente fosse più forte, invece l'ho vista giocare e l'impressione che ho io è che a tutte le squadre davanti manca qualcosina, veramente per poter stravincere. Nonostante le marchigiane abbiano speso un po' tutte, no? Maceratese, San Maritese, sì, ma sono ottime squadre, però infatti io penso che lo stesso San Nicolò non debba mollare assolutamente, perché questo campionato è lungo. Qualcosina chiaramente manca anche per quel che ho visto anche al San Nicolò, però secondo me se mette qualcosa davanti il San Nicolò è una squadra che può dire la sua. E allora ricordiamoci anche queste parole, perché potrebbe essere molto di ben auspicio per la di buon auspicio per la formazione del San Nicolò. Siamo per vedere gli ultimi due servizi, prima però Federico Carboni, rappresenti, sei un punto di forza di questa scuola calcio Bonolis, avete avviato un importante rapporto di collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, vogliamo parlarne un attimo? Sì dai, stiamo facendo comunque sia un bel progetto a livello sociale, cioè quello che comunque sia di permettere ai ragazzi affetti da questo tipo di disabilità di praticare sport. Faremo comunque sia inizialmente un incontro mensile ogni primo lunedì del mese
e permetteremo comunque sia loro di fare attività a prescindere da quella che comunque sia fanno nell'associazione. E vogliamo comunque sia portare avanti un importante progetto sociale anche con altre realtà che si occupano di altri settori, e ci stiamo già lavorando, comunque sia l'avremo programmato, e domani faremo comunque sia il primo appuntamento alle 10 al Palacco Viva. C'è la possibilità di rivedere a Natale un calendario dell'Associazione Italiana Persone Down? Questo sinceramente ancora non lo so, posso dire che chiaramente ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, stiamo vedendo comunque sia. E iniziative di solito, i calendari si fanno spesso, volevamo qualcosa di più concreto che comunque sia ci avvicinasse a questa realtà, ecco. Complimenti per Grazie. Questo è importante. Siamo per lanciare gli ultimi due servizi. Io devo dare una notizia a Cifaldi. Oggi nel post gara di Mateli Cacchieti, alcuni dirigenti del Chieti, ce l'ha comunicato il giornalista, dice: vabbè, dai, in settimana chiamiamo Cifaldi. Era una battuta. Questa lo possiamo dire, che il giornalista penso di sì, ci penso. Ha chiamato apposta. Possiamo dire Angelo Ubaldi. Guardate che stanno per riprendere Cifaldi. Penso no? Che sia una battuta. Una battuta, quindi, va sì, bene. Sì. Siete testimoni che ha detto che è una battuta. Va bene. Gli ultimi due servizi, ringraziamo prima gli ospiti, dai. Sì, ringraziamo Rinaldo Cifaldi che ci accompagna ogni domenica in puntata. Buonasera. Buonasera. Almeno fino ad oggi, perché se poi martedì firma col Chieti non lo vedremo più. Okay. Federico Carboni, grazie buonasera. A voi, buonasera. Marcello Di Giuseppe, grazie, buonasera. Grazie, bocca al lupo ovviamente. E Patrick Moro, arrivederci a tutti. Sempre molto buonasera. Gentile il nostro Patrick. Ci salutiamo con due servizi: sì. Pietro Baldassarre, Simone Dusagno, Andrea D'Aloisio, Paolo Marinucci, Sergio De Angis, Francesco Graduato. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre questa su canale... è la telecamera, guarda tutta tua. Sempre su canale 15, Teleponte alle 19.30. E chiudiamo con i due servizi della serie D: Mateli Cacchieti e Civita Novese Celano. Buona serata. Partita d'alta classifica al comunale di Matelica, dove splende alto il sole tra Matelica e Chieti. E proprio il Matelica riesce nell'impresa di conquistare tre punti pesantissimi, ribaltando un risultato che l'ha vista sotto due volte e poi siglare il definitivo 3-2. Com'è nel suo stile, sono 90 minuti al cardiopalma per i biancorossi, meglio nella ripresa. L'avversario di giornata è una brutta gatta da pelare, un Chieti offensivo, veloce, organizzato, abile a concedere pochissimo. Il suo asso nella manica è sempre Esposito e proprio lui al settimo ci prova da calcio d'angolo, ma Spitoni c'è. Al dodicesimo ecco il vantaggio avversario. Calcio di rigore guadagnato proprio dal Chieti. Sul dischetto si presenta Esposito che prova a spiazzare Spitoni con un pallonetto, ma l'estremo difensore di casa riesce a respingere sulla ribattuta, però nulla può su Vano che infila la rete del vantaggio 1-0. Al 17esimo schema del Chieti da calcio d'angolo, Vitale ci prova dalla distanza, ma Spitoni trattiene. Ecco uscire fuori il Matelica al 19esimo con una serie di occasioni. La prima sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Mandorino risponde di testa, Maschina si supera. Segue una mischia e il Matelica si vede respingere la sfera proprio sulla linea. Al 29esimo pericoloso Arcamone dal limite dell'area, ma Spitoni in tuffo si salva. 36esimo occasionissima per i padroni di casa, Scotini in area serve Pazzi, ma davanti al portiere il numero 9 di casa si divora un gol praticamente fatto. 42esimo cross perfetto di Esposito per Arcamone in area, ma il suo tiro non impegna Spitoni. 48esimo batti e ribatti in area del Chieti senza però riuscire in nulla. Le due squadre vanno a riposo con il Chieti in vantaggio per 1-0. Sembra tutto perso per i padroni di casa che invece ci credono e nella ripresa ingranano la marcia giusta. 8° minuto della ripresa, calcio di punizione dal limite dell'area di Giron che cerca direttamente la porta, ma la sfera finisce ad accarezzare il palo. 22esimo calcio di punizione di Pazzi ed ecco la rete del vantaggio. Punizione a giro proprio del numero 9 di casa, Schina non può niente e la sfera si infila sotto l'incrocio 1-1. Assist al 26esimo di Orlando per Perfetti che col destro gela Spitoni per la rete del 2-1. 32esimo cross di Cacciatore per Pazzi in area che di prima non riesce a fare centro e a sfruttare al meglio l'occasione che avrebbe riportato i padroni di casa almeno in parità.
Entra in campo Iachetta e come al solito mette il turbo. Al 38esimo, azione personale proprio del giovane di casa, salta due avversari e poi va a provare il tiro che è deviato da un difensore ospite ed è la rete del 2-2. I padroni di casa a questo punto ci credono e così al 45esimo, su per un fallo di mano di Rapino, guadagnano un preziosissimo calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ambrosini che spiazza completamente Schina, riuscendo ad infilare la rete del 3-2. Gli ultimi 5 minuti di recupero non raccontano altre emozioni se non un assalto del Chieti che prova a ristabilire almeno la parità, ma il Materica ha messo in cassaforte i 3 punti. Vittoria pesantissima per i biancorossi che riescono ad abbattere un'autentica armata e adesso il Materica vola davvero. Intanto voglio fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una prestazione eccellente, non si sono mai scoraggiati, non si sono mai disuniti, anche quando la situazione si era fatta complicata sul 2-1. Quindi un plauso di cuore a tutti i ragazzi, sia a coloro che sono entrati dall'inizio, coloro che sono subentrati e soprattutto coloro che non hanno preso parte alla gara per scelta. Che dire, è stata una partita secondo me contro un grosso avversario, ben organizzato, ottime individualità che in alcuni frangenti ci hanno messo in difficoltà, vedi la situazione sul calcio di rigore, però ripeto, i ragazzi sono stati bravi a non disunirsi e questo credo che sia proprio di una grande squadra. Presidente del Materica Mauro Canil, 3 punti pesantissimi, aveva detto che i bilanci si sarebbero potuti fare dopo queste 2 gare, che cosa dice del Materica a questo punto? Ma dico che anche oggi come domenica scorsa una buona prestazione, forse il primo tempo non bellissimo ma il secondo tempo i ragazzi hanno cercato di portare a casa il risultato contro un Chieti in grande forma, di una squadra che sapevamo che era molto forte, quindi riuscire a portare a casa 3 punti significa aver fatto un bel passo in avanti. Sicuramente, come dice, non era una partita semplice, lei ci credeva? Ma non è stata una partita semplice in campo sicuramente, perché come ho detto prima il Chieti è una squadra che sicuramente punta a ritornare nei professionisti, mentre noi siamo un piccolo paesino di montagne che continuiamo a cercare di fare il nostro meglio. Veramente grazie a questi giocatori che hanno dato tutto per arrivare a portarci questa gioia di questa vittoria. Complimenti anche ai tifosi, mi dispiace che alla fine il presidente ospite era in mezzo ai tifosi, io non lo sapevo, se l'avessi saputo gli sarei stato vicino, che poi è nata anche una piccola qui pro quo, però tutto bene, l'ho accompagnato io nella sua macchina, è tornato a casa e lo saluto. Mister Donato Ronci, la sua squadra era avanti e poi invece è arrivata una sconfitta. È stata una sconfitta perché è un periodo che comunque gira anche storto, perdiamo Vano dopo pochi minuti per un fallaccio da dietro neanche visto, comunque per noi è un giocatore importante, l'abbiamo perso dopo pochi minuti. Sull'azione del rigore, al momento in cui tu fischi rigore c'è l'espulsione del difensore perché sta facendo gol e questo non è avvenuto. Nelle situazioni non siamo stati fortunati, abbiamo fatto secondo me 65 minuti di grande calcio, giocando bene, arrivando a tirare in porta diverse volte, tenendo costantemente quasi sempre il pallone noi, poi purtroppo noi siamo questi, la responsabilità è la mia, la responsabilità me la prendo io, perché è una squadra che non può prendere, ci siamo fatti 3 gol da soli anche oggi e quindi su questa cosa non ci siamo, non sono contento, abbiamo preso il primo gol su una punizione evitabilissima, sapevamo che non dovevamo far fallo al limite dell'area, abbiamo preso il secondo gol, abbiamo fatto una punizione evitabilissima a centrocampo e li facciamo battere velocemente, ripartono e ci trovano il secondo gol su un'autorete. Terzo gol, 2 centrali nostri in aria senza nessun tipo di pressione, riusciamo a fare un massacro e quindi 3 gol subiti per colpa nostra, quindi la prestazione per 65 minuti è stata buona, però non sono contento dell'atteggiamento mentale della squadra perché in questo campionato non vince solo la qualità o il giocare bene, in questo campionato ci vuole gente che c'ha fame, che c'ha cattiveria e oggi noi Materia non ha fatto niente, ha messo la palla davanti, ha cominciato ad aggredire su tutti i palloni, ha cominciato a fare a botte con tutti i nostri difensori, di prepotenza hanno trovato 3 gol meritati, quindi la colpa è solo e esclusivamente la nostra. Thank you.
Continua il momento magico della Civitanovese che centra il suo quarto successo consecutivo battendo con il solito gol di Nanni Amodeo il fanalino di coda Celano. Nono centro stagionale per il bomber rossoblu e classifica che ora si fa interessante per il rossoblu di mister Meco Monaco. Schierimenti iniziali al via con la Civitanovese che proponeva il classico 4-3-3 con Meco Monaco che sostituisce lo squalificato Ficola con Giovino, mentre sono ancora indisponibili Morbiducci e Civocchi per infortunio. Celano invece al polisportivo con il tecnico Luiso squalificato in campo con un 4-2-3-1 e privo di Calabrese e Mercogliano, squadra in fondo alla classifica ma intenta a vendere cara la pelle. A dirigere il signor Cascone di Nocera Inferiore che ha ben diretto davanti a circa 700 spettatori nel giorno dell'unificazione dei gruppi organizzati Ultras, da oggi riconosciuti sotto il nome di Civitanovesi. Vediamo come è andata la cronaca. Inizio vivace, al terzo subito Cidanò pericoloso, punizione dal vertice alto di Degano per la testa di Nanni Amodeo che però non inquadrava la porta. Risposta immediata del Celano, al sesto punizione di Lupo in mischia, spunta la testa di D'Adamo che però da pochi passi no, alzava sopra la traversa. Si rifà ancora viva la squadra di casa, ancora sul calcio piazzato è Degano, sempre lui ad impegnare dalla distanza Amabile che bloccava a fatica. Dopo un avvio vivace la gara non offriva grossi spunti di cronaca, con il Celano chiuso e pronto a ripartire. La Civitanovese invece ad arginare la manovra sulle vie laterali, cercando le giocate di Pintori e Degano, lasciando però spazi a volte in contropiedi ad un Celano pericoloso, soprattutto con Luzi. Al 40° padroni di casa vicini al gol, scambio al limite fra Degano e Amodeo, tiro di quest'ultimo respinto da Amabile, poi nulla di fatto sulla ribattuta di Forgione colto in offside. C'è tempo ancora proprio allo scadere per una buona occasione per il rossoblu con Benzaglia che entrava in area di rigore ma non inquadrava la porta da invitante posizione, con il primo tempo che si chiudeva con un nulla di fatto. Si andava nella ripresa con le due squadre che rientravano in campo con gli stessi effettivi del primo tempo e al quarto il Celano si fa subito pericoloso, conclusione dal limite di Marfia con la palla che accarezzava il palo su deviazione di Silvestri, ma sul capovolgimento di fronte Cidanò in vantaggio. Pintori entrava in area, veniva atterrato da Castellani, rigore netto che Amodeo trasformava spiazzando Amabile per il vantaggio locale e realizzando il suo nono gol stagionale in altrettante gare. Il gol metteva le ali alla formazione di casa che all'11° sfiorava il raddoppio. L'appena entrato Margarita impegnava con un gran tiro in diagonale Amabile che con un gran colpo di reni evitava il raddoppio alzando sopra la traversa. La gara scendeva di intensità, la Civitanovese gestiva al meglio il vantaggio cercando sempre poi nelle ripartenze sugli esterni di mettere in difficoltà la retroguardia del Celano che sornione e pronto a colpire però non ne creava particolari problemi dalle parti di Silvestri. La gara scivolava senza emozioni degni di nota e dopo 5 minuti lunghi di recupero la Civitanovese poteva esultare e da questa sera sognare insieme ai propri tifosi. Find a single piece of me, game over. Hey! Hangover. 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 Hangover.